Maresciallo! Sì, superiore! Andate in garage! Sì, superiore! Preparate la volante! Sì, superiore! Controllate i freni, le luci e non dimenticate le frecce! Le frecce? Ma perché stamattina non c'è mica il pistone? Avanti, avanti con la prossima visita! Dottore, buongiorno! Qui, caro Esposito, buongiorno a voi! Dottore, tengo un problema! Ditemi! 3 giorni fa tenevo un dolore dietro al collo! 3 giorni fa un dolore dietro al collo? 2 giorni fa lo stesso dolore è passato dietro alla spalla! Ho cominciato a scendere un po'. Poi un giorno, l'altro giorno me lo sono trovato dietro il gomito e stamattina lo tenevo proprio qua vicino al polso. Ah, che mi consigliate? Aspettate la di 3-4-1, se riesce per indurire. Signor Claudio, il momento è suspantico, cioè carico di suspense. La seconda semifinale vede sul palcoscenico... Qui, Aldo! Aldo, bello, stai capo a barzelletta? Maestà, maestà di barzelletta. Maestà. Vengono a barzellette, però voglio il tuo consiglio, sino non parte proprio. Ma sempre per andare al concorso. Certamente. A forza ci vuoi, a forza ci vuoi. E ci vanno tante feste, non ci posso ir. Dici tu, mi sei feste, sto pure io. E pure hai ragione. La barzelletta è sui vigili. Sui vigili, vigili. Ci sta un... Ci dici. Ci sta questo vigile, no, che ferma... Ci sta questo vigile. Ferma un pullman. È una bomba. Però li fa proprio come di chi. E ma scrivo. Bravo. Allora un signore con la macchina, un semaforo, quindi e passa. E passa con giallo, insomma, non potete passare, quindi lo ferma. Dice, senta, lei è passato con il semaforo che non poteva passare. Dice, sono mortificato, non sono mortificato. Se non voi mortificate, mi sento buono. Lo faccio un quiz. Se voi mi sapete rispondere, io non lo faccio verbale. Dice, di notte e da lontano si vedono 4 luci. Chi sta venendo? È una macchina, d'accordo che è una macchina, ma devo sapere che macchina è. È una Renault, una Ford, una Mercedes, che macchina è? Oh, mi dice, senti i disastri che è una macchina, ma la qualità della macchina, la marca della macchina, non la sai. Mi dispiace, va già fuori verbale. Qui era preso, chi si fa, se nata voto semaforo, buh, passa nata voto con giallo, tutto. Trovo lo stesso vicino, ah, lo torno a fermare. Dice, ma voi siete recidivi, passate sempre con semafrenato colore, ci sentite, ma sono mortificati, la mattina accompagna figli a scuola, cose, va che presse. Comunque anche stamattina mi sento buono, vi voglio fare un quiz. Si è ingarrato, io no, vi faccio il verbale. È di notte e si vede una lampadina che viene verso di voi. Che cos'è? È una lampadina stavolta. È una motocicletta. Bravo, ma che motocicletta? È un Kawasaki, un Laverda, un Transalp, che motocicletta è? Cioè, sentite, voi chiedete troppo, già va forza il verbale. Dovete pagare il verbale, dovete pagare il verbale. Sto povero uomo se ne va. La terza mattina si scende con propositi, non sbaglia, invece si distrae. Boom, passerata a voto con giallo, ferma la terza volta, sempre lo stesso vice. Chi si è incazzato? Signor vice, scusate, ma stamattina vi voglio fare io il quiz a voi, va bene? Se voi mi sapete rispondere, io vi pago la multa a doppia, a triplo. Se no, stiamo a pace, va bene? Va bene. Allora è di notte e sul ciglio della strada si vede un fuoco. Vicino ci sta una donnina con una borsetta, una minigonna, tacchi e spil. Chi è? Poi c'è in ufesso, perché questo è facile. È una prostituta, sì. Ma che la zocca le mamma, che la zocca le figli, che la zocca le mogliette. Grande, grande come al solito. A me è un po' più modesta, però non è male. Scusa, per rimanere in argomento della barzelletta. Sì. Se non mi sbaglio, sta tua moglie a casa mia che mi va a trovare. Sì. Vado e vengo, tanto sui casa a caderete, subito vengo. Non ti muovere a casa, eh? Ma se va a campare così. Ho preso la brunghita e mangio i cacocca. Sono sceso senza ombrella, sono come un burpidiello, brunghita e catapiella, ma mangio asciutto un po'. Sono asciutto là da sera, per fare il giovinotto, non ho messo il cappotto, tenga preva 38, per essere charmante, ho tolto le mutande, ho messo lo slippino, mo son una mappina, per fare il seducente, ho tolto la maglierana, per colpi una puttana, non posso diciata, per essere prestante, mi sono fatto piloscima.